Dopo quasi 3 mesi di didattica a distanza, gli studenti delle scuole superiori piemontesi oggi, 18 gennaio, sono tornati in classe. Noi abbiamo fatto un giro negli istituti fossanesi per vedere come si sono organizzati. Voglio sottolineare la gioia e la felicità di rivedere i nostri alunni in presenza. Come tipo di organizzazione abbiamo deciso di far rientrare immediatamente le classi prime e le classi quinte più 2 seconde, perché i nostri organi collegiali hanno deciso di privilegiare queste classi, le prime perché devono abituarsi alla scuola superiore, quindi arrivano da un ordine di scuola diverso, le quinte perché l'esame di Stato incombe e quindi la presenza è più efficace per la preparazione. Abbiamo pensato ad un'alternanza settimanale perché l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale Cirio stabilisce che il 50% sarà sicuramente fino al 31 di gennaio, quindi per dare l'opportunità a tutti gli alunni di tornare in presenza, anche se per il momento per un breve periodo, abbiamo deciso per l'alternanza settimanale, quindi la prossima settimana torneranno in presenza le seconde che non sono qui oggi, le terze e le quarte. Noi abbiamo suddiviso in 2 periodi plurisettimanali, periodo A di 15 giorni e periodo B di 15 giorni. Nei periodi A vengono certi settori, 50%, nel periodo B gli altri settori. Ovviamente la presenza dei 15 giorni è alternata alla didattica a distanza e quindi per i ragazzi c'è continuità di erogazione del servizio e diciamo per la scuola c'è questa continua presenza del 50% degli studenti. La scuola si è organizzata bene perché il protocollo Covid era già stato elaborato all'inizio dell'anno, è stato diciamo affinato in questo momento, specialmente con la prescrizione delle mascherine obbligatorie, e disinfettanti, e percorsi, distanze, layout, resta tutto confermato. Oggi le scuole superiori sono tornate in classe al 50%, poco è cambiato nella pratica invece per il CNOSFAP Salesiani di Fossano. Perché? In realtà la nostra scuola con i laboratori era già aperta, quindi abbiamo già affrontato diciamo, questo rientro un po' di mesi fa, nel senso in cui praticamente abbiamo cercato di rispettare le indicazioni che ci sono state fornite a riguardo del distanziamento. Quindi abbiamo valutato in tutti i laboratori la distanza minima di 1 metro, dove questo non poteva essere rispettato abbiamo così definito degli spazi ulteriori. Già a settembre noi in collaborazione con il nostro ente di Torino abbiamo creato 2 comitati, un comitato regionale emergenza e un comitato locale emergenza che collaborano tra loro. Questo ci permette a livello regionale di assumere delle decisioni che poi vengono impartite nei vari centri. Che effetto fa, dopo tanto tempo, vedere i ragazzi di nuovo in classe e non più attraverso un computer? Ha un effetto bellissimo, così insegniamo molto spesso ai ragazzi i poemi antichi, i poemi omerici, eccetera, eccetera, ne parliamo. Questa volta è stato un po' come ritornare così a casa dopo un lungo viaggio e così esattamente come Ulisse tornando a casa ha trovato il modo di rivederla come un valore, diciamo così, e non solo più come un'abitudine. E allo stesso modo noi siamo ritornati a scuola, noi docenti ovviamente, ma anche gli allievi, consapevoli del fatto che quello che è un'abitudine giusta è anche un valore. È una cosa da riscoprire, il nostro modo anche di stare insieme, di lavorare insieme, e la cosa principale da ricostruire adesso è proprio il rapporto con i ragazzi, perché un rapporto buono con i ragazzi significa anche motivazione, e la motivazione è il segreto dello studio e dell'amore per le materie. Veramente coinvolge l'elemento emotivo, perché la scuola vuota è una scuola, è una dimensione surreale. La scuola sono loro, la scuola sono i ragazzi, anche sentirli, vederli, cogliere che ci sono, anche se c'erano lo stesso. Per cui sono stato docente e mi rendo conto che la presenza coinvolge elementi di prossimità e di vicinanza che non sono sostituibili con la distanza.
Un elemento secondo me singolare è quello di vedere i ragazzi rientrare contenti. Non mi era mai successo, di solito rientro, è sempre faticoso ritornare sui banchi di scuola, invece questa mattina ho potuto veramente constatare come fossero contenti di ritornare. Quanto è importante per questi ragazzi poter venire a scuola per imparare? Tantissimo, tantissimo, perché ci siamo accorti che questa didattica a distanza può avere delle lacune, soprattutto per la nostra scuola che svolge delle esercitazioni manuali, e quindi queste esercitazioni spiegate in modalità DAD, FAD, quindi a distanza, diventano difficili.